Vi ritrovate cattoliche dintorni. Oggi vi proponiamo la testimonianza, il racconto e l'impressione di un gruppo di studenti che sono stati in Palestina grazie a un viaggio organizzato dall'Università Cattolica, accompagnati da padre Michele Pischedda e da don Flavio Dalla Vecchia. Ascoltiamoli insieme. Padre Michele Pischedda, avete da poco concluso un viaggio di una settimana in Palestina. Che considerazioni possiamo fare? Che bilancio di questa esperienza? È stata un'occasione proposta dal Centro Pastorale dell'Università Cattolica della sede di Brescia di far sperimentare agli studenti, ai professori, al personale tecnico-amministrativo la conoscenza con un territorio particolarmente importante sia dal punto di vista storico-culturale che dal punto di vista spirituale. Un'occasione nella quale abbiamo potuto incontrare realtà così diverse, procedendo da nord verso sud, da Nazaret fino a Gerusalemme, toccando anche alcune realtà molto importanti dal punto di vista del contenuto religioso e dal punto di vista culturale. Andrea, anche per te cosa ha significato questa esperienza? Per me è stata un'occasione di crescita umana, culturale e anche spirituale. L'esperienza ha avuto un taglio sicuramente di questo tipo e allo stesso tempo ho potuto vedere con i miei occhi questa realtà molto complessa, complessa sia da un punto di vista sociale ma anche da un punto di vista di paesaggi che mi hanno davvero colpito, così anche la stessa Gerusalemme con questi luoghi di culto, passando dalle sinagoghe alle moschee alle chiese cristiane. Penso che sia una città unica e mi ha colpito molto questa complessità e questa ricchezza. Ma sicuramente è stato un viaggio molto intenso, 8 giorni, tantissimi luoghi, tantissimi incontri, tantissimi sguardi. Vedere realtà così diverse, come ricordava padre Michele, confrontarsi con qualcosa anche molto forte sia emotivamente che a volte un po' sconvolgente, ad esempio vedere la casa di Lazzaro, la tomba di Lazzaro e salire pochi gradini e incontrare un muro di cemento armato, con dei disegni che ricordano giustamente un altro muro che proprio negli anni in cui costruivano a Gerusalemme veniva abbattuto a Berlino. Sicuramente questo è stato un momento un po' di crisi, anche noi ne ci siamo interrogati su cosa vuol dire vivere a Gerusalemme oggi e allo stesso tempo abbiamo ripercorso cosa voleva dire per Gesù e per i suoi apostoli vivere in quei luoghi così a volte anche aspri, penso a Masada, una città in mezzo al deserto, eppure riuscivano ad avere delle terme, delle ricchezze, quindi questo è stato sicuramente un momento formativo a vari livelli, come ricordava padre Michele. Giuseppe, voi eravate in Palestina proprio in questi giorni, dove la striscia di Gaza è stata alla ribalta di tutti i giornali e televisioni nazionali per l'attacco alla nave dei pacifisti. Come ne avete risentito? Avete avuto delle ripercussioni all'interno del vostro percorso? Allora, diciamo che sì, siamo capitati nel periodo proprio per vivere intensamente tutta l'esperienza, sia dal punto di vista spirituale che anche politico, perché quella è una realtà molto... Io sinceramente mi sono fatto un'idea di una realtà ricca di problemi e contraddizioni, però allo stesso modo che ti dà... è un'esperienza vera e viva. Poi grazie al nostro... il professor Don Flavio Dalla Vecchia, che ci ha guidato in un'esperienza veramente bellissima e dal punto di vista mio personale è stata molto formativa, perché diciamo che ha fatto un piccolo corso universitario itinerante, cioè ogni posto aveva, ci sono stati sfatati miti e leggende che magari nel nostro immaginario collettivo potevano rappresentare, potevano essere così ben fissi e saldi. Per quanto riguarda diciamo la visita, cioè tutto quello che è avvenuto a livello internazionale, a noi ha riguardato soprattutto nell'entrata, ricordo bene quando siamo stati a Betlemme che avevamo avuto questa notizia, e quindi nel passaggio tra la Palestina e Israele i controlli, c'è stato un inasprimento dei controlli molto più
più forte, quindi ci siamo anche visti un attimino controllati sul pullman da soldati ben armati, quindi per noi era comunque un'immagine abbastanza particolare e nuova. E poi la chiusura di alcuni negozi nel souk, nel mercato israeliano, che diciamo per protesta sono stati, avevamo visto queste saracinesche chiuse e poi ci siamo dati la motivazione che in realtà era per quel motivo lì. Nello stesso periodo in cui siamo scesi, ricordo ancora che eravamo in macchina con un taxi che ha voluto farci ascoltare la voce dei pacifisti che nelle stesse ore, mentre noi eravamo a Gerusalemme, stavano manifestando per quello che era successo. Martedì 15 giugno l'Università Cattolica organizza una giornata per presentare le lauree magistrali. Sono ben 6 le lauree offerte dalla sede di Via Trieste. Noi oggi iniziamo col presentarvi quella di Matematica e Fisica. Professor Mazzocchi, quest'anno le lauree specialistiche diventeranno lauree magistrali. Quale sarà il cambiamento per gli studenti? Ecco, innanzitutto questo cambio di denominazione è opportuno perché il termine vecchio, lauree specialistiche, non è tanto adeguato. In realtà si tratta di un completamento della laurea triennale, della laurea di base, e così con i 5 anni si completa più o meno la preparazione, anzi in certi casi anche in più, rispetto alla vecchia laurea quadriennale. Però non è soltanto un cambio di denominazione, è anche un fatto di sostanza, cioè viene fissato a 12 il numero massimo di esami, di registrazioni di esame che lo studente può sostenere. Quindi questo nell'idea di favorire di accorciare il tempo di laurea. Dopo, dal punto di vista dell'organizzazione degli studi, è rimasta più o meno la stessa. C'è stato qualche aggiustamento sui crediti, sempre per restare all'interno dei 12 esami, delle 12 registrazioni, però siccome l'offerta formativa che avevamo era e la riteniamo sempre valida, abbiamo sostanzialmente confermato quello che c'era prima. Perché scegliere di completare il percorso universitario qua nella sede di Via Musei, in modo particolare per matematica? E perché farlo qui a Brescia? Per gli stessi motivi per cui conviene iscriversi, perché si studia benissimo, perché i docenti ci sono sempre disponibili, perché sono chiari, perché noi stiamo attenti in modo estremo alla qualità della didattica e cerchiamo di confezionare un piano di studi, un percorso formativo che sia proprio tagliato il più possibile sullo studente. Nella laurea magistrale in matematica, per esempio, c'è ampia libertà di scelta dei corsi, perché la persona si può cominciare ad avere il gusto per quell'indirizzo piuttosto che quell'altro, l'analisi piuttosto che la geometria o la fisica matematica, allora nel piano degli studi può scegliere di ritagliarsi quegli esami che costituiscono già una forma di prima specializzazione. Professor Nardelli, anche la laurea specialistica in fisica cambia nome e quindi cambierà molto probabilmente anche la struttura del corso? Di fatto per gli studenti che si iscrivono e che hanno intenzioni, che si sono già iscritti fin dal primo anno, non cambia assolutamente niente. Cambia poche cose, ma la quantità di informazione fornita dall'inizio del primo anno alla fine del quinto anno è immutata praticamente. Cambia però nel senso che si ricomincia da zero. Quindi è una laurea in cui ci sono un certo numero di esami limitato che uno comincia fin dall'inizio, quindi può acquisire in un certo senso anche nuovi studenti che vengono da fuori, in quanto il requisito d'ammissione è una laurea triennale che può essere conseguita in qualunque altro posto. E quindi da questo punto di vista è un po' più versatile, quindi più gente potrebbero anche venire a fare la nostra laurea magistrale qui da noi. Che tipo di ricerca viene svolta qua nella sede di Via Musei? Naturalmente la laurea magistrale è una laurea che immette già nel mondo della ricerca, per cui è molto importante seguire e avere già un'idea abbastanza chiara su quello che si vorrà fare in base alle persone, in base ai laboratori presenti qua. Qua naturalmente ci sono dei laboratori di primo ordine per quanto riguarda fisica della materia, in particolare fisica delle superfici, e ci sono invidiati, la qualità della ricerca è ottima, poi naturalmente c'è anche fisica teorica, c'è meccanica statistica, ci sono anche corsi di cosmologia, c'è una parecchia offerta formativa per gli studenti.